Allora, iniziamo con l'oggetto numero 3, l'interrogazione del consigliere Meloni, grave impatto del meccanismo del payback sui dispositivi medici per le PMI umbre del settore biomedicale e richieste immediate di intervento regionale. Do la parola alla consigliera Meloni per l'illustrazione e poi all'assessore Coletto per la risposta. Prego, consigliere Meloni. Grazie Presidente. Dunque, io eviterò di nuovo di fare il racconto di quello che è stato la questione legata al payback e al grave impatto che c'è sulle piccole e medie imprese, perché ne abbiamo parlato anche in assestamento di bilancio a luglio e perché purtroppo le ultime novità, soprattutto le recenti sentenze della Corte Costituzionale, hanno confermato la legittimità del payback, rigettando i ricorsi di incostituzionalità presentati dalle imprese del settore. Tuttavia queste decisioni giuridiche, sebbene legittime, come ho avuto modo di ricordare in altre occasioni, rischiano di avere conseguenze catastrofiche sul comparto biomedicale, con ripercussioni drammatiche sia sul piano economico che occupazionale, ma anche sanitario. Anche il presidente di Confindustria Dispositivi Medici aveva lanciato l'allarme. Sappiamo che si colpisce in modo sproporzionato le piccole e medie imprese che non dispongono delle risorse sufficienti, e soprattutto perché saranno costrette fra poco, come hanno già dichiarato in più occasioni, ad interrompere la fornitura di dispositivi medici essenziali, ricordo. E quindi mi chiedo anche poi chi sopperirà alla mancanza quando le nostre piccole e medie imprese, anche eccellenze in Umbria, poi diciamo non potranno più fornire quelli che sono presidi fondamentali per l'assistenza sociosanitaria dell'Umbria. Ora con gli atti, quattro atti praticamente, ho già sollecitato e avevamo già sollecitato la Giunta ad intervenire, sottolineando più volte l'urgenza, la gravità della situazione. Ci sono stati anche degli incontri con la Giunta regionale un anno fa, dove si erano presi anche, ovviamente era precedente alla sentenza, però erano stati presi anche diciamo degli impegni. E ovviamente quello che ci tengo a sottolineare nuovamente è che la mancanza di prevedibilità e anche di trasparenza nel calcolo del payback crea comunque un ambiente di incertezza che mina anche la fiducia delle imprese, impedendo loro di pianificare anche il lavoro per il futuro. Ora, quello che torno a chiedere, vista l'urgenza e vista anche le difficoltà in cui versa la sanità, non solo regionale ma anche nazionale, se ci sono delle misure che in qualche modo possono dare ristoro e sostegno a queste imprese da parte della Giunta regionale, anche in vista delle misure che sono state annunciate nei mesi scorsi, se si è proceduto a relazionarsi con il ministro competente e con nella conferenza Stato-Regioni, come più volte anche promesso dall'assessore, se si intende istituire anche un tavolo permanente, magari con gli altri assessori delle altre regioni, visto che è un problema ovviamente comune a tutte le regioni, e quindi se in qualche modo possiamo pensare nel tempo breve di avere incentivi, agevolazioni fiscali, insomma, per sostenere le imprese del settore biomedicale, che in realtà fanno un servizio molto importante all'Italia, al sistema sanitario e anche all'Umbria. Grazie. Grazie consigliere Meloni, prego assessore Coletto. Grazie Presidente. Allora, la questione trita ritrita, peraltro la questione del payback, ausili e aziende biomedicali è assurda alla cronaca ultimamente, ma la norma è una norma vecchia che ha la stessa età più o meno del payback farmaceutico, che ha avuto delle evoluzioni importanti, che è stato trasformato, che è stato modificato strada facendo. Ricordo solo che la prima versione del payback farmaceutico divideva quello che era lo sforamento rispetto al tetto, il 50% in carico alla regione, ma il 50% era in carico alle aziende produttrici che versavano evidentemente alla regione che era sforato. Adesso lo sforamento è in carico al 50% per chi sfora, quindi alla regione che ha sforato, e la rimanenza non va in carico a chi ha sforato ma a chi ha rispettato il tetto. Quindi c'è stata una modifica in una notte della finanziaria, come spesso succede, per andare a sanare dei buchi di bilancio legati prevalentemente al Covid. Questa è la storia vera, il resto sono chiacchiere. Per quanto riguarda
la questione degli ausili è una questione altrettanto importante, forse molto più importante, perché i volumi in valutazione sono volumi molto più modesti rispetto a quelli della farmaceutica, ma altrettanto importanti perché sono caricati spesso e volentieri, io aggiungo fortunatamente, su aziende dal punto di vista produttivo che sono italiane, che sono regionali, nella fattispecie anche e soprattutto Umbria. Ne abbiamo discusso più volte in Commissione Salute. In tal senso c'è stato anche un ricorso da parte di queste aziende che ha prodotto la sentenza 140 e la 139 del 22 luglio 2024 che autorizzava le regioni al prelievo come era già previsto dalla norma. Questo provocando un documento importante a queste aziende che evidentemente dovevano esborsare parecchi soldi a favore delle regioni, come previsto peraltro per legge. L'intervento che abbiamo richiesto al Governo attraverso la Commissione Salute e di conseguenza la Conferenza dei Presidenti era stato un intervento che quantomeno diluisse maggiormente nel tempo questa situazione e andasse incontro alle nostre aziende che producono a favore del sistema sanitario, che sappiamo non godere di buona salute ultimamente per quanto riguarda i finanziamenti e quant'altro, ma che ha bisogno assolutamente di sostegno. Per quanto riguarda la Regione dell'Umbria, noi siamo disposti a supportare in maniera concreta attraverso la manovra All-in, che è stata messa in pista dall'assessore Fioroni, che può dare un concreto sostegno anticipando queste somme alle nostre aziende per dare la possibilità, come dire, di bypassare questo momento di difficoltà con un intervento concreto, appunto, di sostegno da parte di questa programmazione regionale che, anticipando queste somme, può permettere alle nostre aziende di superare questo momento di difficoltà, che è un momento di difficoltà che non è a livello umbro, attenti bene, purtroppo a livello nazionale, causa questa norma che non ha tenuto conto che queste aziende sono aziende nazionali, sono piccole aziende spesso e volentieri e non sono aziende farmaceutiche che sono a livello mondiale e che quindi possono sostenere eventuali spinte negative anche da parte di una nazione, visto considerato che le case farmaceutiche spesso e volentieri sono a livello nazionale. Quindi l'intervento concreto da parte della Regione dell'Umbria c'è, è un intervento vero, è un intervento a sostegno della produzione di questi device che sono altrettanto importanti, che spesso e volentieri non vengono considerate la stessa stregua dei farmaci. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere Meloni per la replica. Sarò molto breve, grazie Presidente. Finalmente Assessore, dopo 4 atti, grazie come dire per aver trovato una soluzione e ovviamente anche grazie all'Assessore Fioroni che dovrà essere garante di questo impegno che ci prendiamo oggi appunto a sostegno di un comparto che, come ha ricordato bene, vanta anche delle eccellenze di territorio e anche di Made in Italy, tanto caro anche al vostro governo. Quindi insomma risolviamo, tra virgolette, insomma, perlomeno sosteniamo la questione a livello locale, sperando che anche il governo se ne faccia carico, perché anche se, come aver ricordato, il comparto è più piccolo, ma va comunque a sopperire a quelle che sono le esigenze e i bisogni soprattutto delle fragilità e delle persone che spesso hanno più difficoltà, ed è per questo motivo che dobbiamo comunque cercare di stare al loro fianco trovando soluzioni concrete e anche dal punto di vista finanziario sostenibili e di copertura di quelle che sono le difficoltà. Quindi grazie, sperando che queste risorse possano essere messe a disposizione il prima possibile. Grazie consigliere Meloni. Proseguiamo con l'oggetto numero 4, utilizzo dei fondi residui della cassa integrazione destinata alle politiche attive del lavoro della Regione Umbria gestiti da ARPAL. Interroga il consigliere Bori, risponde l'assessore Fioroni. Prego consigliere per l'illustrazione. Grazie Presidente. Allora, l'interrogazione riguarda
una cifra notevole e certificata a livello sia locale che nazionale, ovvero 20 milioni di euro. Questa cifra riguarda appunto i fondi residui della cassa integrazione destinati alle politiche attive del lavoro per la Regione Umbria gestite da ARPAL. Tutti i residui potevano essere ridestinati, e per l'Umbria si parla di una cifra notevole, 20 milioni di euro, per incentivare le assunzioni al lavoro. Ad oggi, al contrario, da quello che risulta dalle carte e dalle azioni mancate di ARPAL e della Regione, queste cifre rischiano di essere restituite a livello nazionale perché non sono state spese. La spesa non poteva essere né fantasiosa né improvvisata, andava programmata, servivano convenzioni stipulate con l'INPS, l'avallo di ANPAL, la struttura nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutto questo è accaduto nelle altre regioni, anche quelle vicine, tipo la Toscana, non l'Umbria. Ricordiamo sempre che questi 20 milioni di euro erano anche un utile incentivo alle assunzioni. Il programma GOL in Umbria è stato caratterizzato da migliaia e migliaia di prese in carico, cioè di soggetti che avevano la possibilità di lavorare, avevano bisogno di trovare un lavoro, presi in carico dalle realtà territoriali, e che però oltre alla presa in carico non sono andate, cioè migliaia e migliaia di colloqui che ai colloqui si sono fermati e non sono poi state finalizzate con delle assunzioni. Invece queste risorse, che per la nostra regione sono notevoli, 20 milioni, potevano essere le risorse utili a incentivare l'assunzione da parte di aziende. L'interrogazione vuole chiedere come la Giunta e ARPAL di conseguenza intende utilizzare i 20 milioni di euro o se, come noi sappiamo, si rischia di restituirli a livello nazionale. Ripeto, 20 milioni di euro che potevano essere utilizzate per i cittadini e per il lavoro. Prego, Assessore Fioroni, per la risposta. Mi aspetta, eccomi qua. Allora, innanzitutto vorrei tranquillizzare il consigliere Bori sul mismatch che secondo lui abbiamo rispetto alla presa in carico di GOL. Faccio riferimento che il GOL, un programma che nasce in capo al precedente governo, ha proprio nella sua debolezza strutturale quello di avere a livello nazionale un impatto sulla bassa occupabilità proprio per la tipologia di soggetti interessati. Proprio per questo io vorrei ricordare anche, ma non tanto le dichiarazioni del Premier Giorgia Meloni, che ci ricorda che l'Umbria rispetto alla media nazionale ha un 5 punti in più sull'occupazione, ma vorrei ricordare che è stata la prima regione ad anticipare con un programma che si chiamava Rework, grazie proprio anche alle risorse di quei fondi della cassa integrazione di cui articolo 44 del decreto legislativo del 2015, abbiamo fatto un primo piano di incentivi emettendo 10 milioni di incentivi sulle assunzioni, utilizzando proprio quelle risorse a cui fa riferimento ancora prima di GOL. Quindi l'Umbria ha anticipato il Rework dicendo col Rework utilizziamo i fondi della cassa integrazione per incentivi all'assunzione. Quindi sono contento che anche lei abbia apprezzato quanto abbiamo fatto, forse gli era sfuggito questo elemento, quindi vede, possiamo anche essere allineati in una visione sulle politiche attive. E vi ricordiamo anche che nella manovra All-in sono già previsti 8 milioni di incentivi all'assunzione fino al raggiungimento di 15 milioni. Quindi oggi siamo in uscita con queste misure che prevedono, con fondi FSE, in origine avremmo dovuto utilizzare proprio le risorse della cassa integrazione per questi incentivi, ma con risorse FSE abbiamo in campo quindi una politica che vede attivi 20 milioni di euro a supporto delle incentivazioni all'assunzione, non solo per i soggetti di GOL, che sa essere un profilo di soggetti tendenzialmente svantaggiati, ma anche per favorire il gender gap, quindi l'inclusione delle donne, un tema, oggi si parlerà di famiglia, importante nel mondo del lavoro,
e essenziale per la crescita del PIL e anche l'occupazione giovanile. Ricordo inoltre al consigliere Bori che queste risorse residue, sempre dell'articolo 22 del decreto legislativo 148 del 2015, hanno avuto un ruolo molto importante nella spesa delle regioni nel momento in cui sotto Covid le regioni hanno dovuto gestire proprio per INPS la scarico a terra della cassa integrazione, proprio per dei governi, per un ritardo strutturale che era del governo Conte, che cercò di ribaltare sulle regioni, ma ci fu un'insurrezione di tutti i governatori, compresi quelli di sinistra. Ricordo che è grazie a queste risorse residue della cassa integrazione che la regione Umbria è riuscita ad erogare ai cittadini e ai lavoratori umbri la cassa integrazione nei tempi e con un'efficacia maggiore rispetto alle altre regioni. Relativamente alla riprogrammazione delle risorse, faccio anche presente che il riferimento che faceva il consigliere Bori su ANPAL, vorrei ricordare al consigliere Bori che ANPAL non esiste più, quindi ci siamo dovuti, e vorrei anche ricordare che il nuovo direttore di ANPAL, tra altre cose, è la sua stimatissima dottoressa Paola Nicastro, che evidentemente il buon lavoro fatto in Umbria è stato anche ben riconosciuto a livello nazionale, e che oggi stiamo in fase di riprogrammazione tenendo conto che l'agenzia che doveva gestire queste cose è stata un'agenzia che è stata chiusa e è stato creato un nuovo soggetto. Quindi lo tranquillizzo che non mancano gli incentivi per l'assunzione, anzi l'Umbria è stata la prima regione a prevedere incentivi in complementarità con GOL, è stata la prima regione a far presente già ai tempi del ministro Orlando, oggi candidato presidente della regione Liguria, che non amava troppo questa parola di incentivi sull'occupazione, e quindi lo tranquillizzo che siamo in fase di riprogrammazione tenendo conto anche del cambio di governance dell'agenzia regionale, e che i lavoratori umbri, grazie alla manovra Olin, le aziende umbre avranno a disposizione 10 milioni di incentivi che vanno a riguardare non solo i beneficiari di GOL, che ricordiamoci sempre sono soggetti svantaggiati e marginali al mercato del lavoro, ma soprattutto utilizzeremo anche un meccanismo che è stato considerato innovativo a livello italiano, di considerare l'entità dell'incentivo all'assunzione inversamente proporzionale rispetto alla vicinanza del lavoratore al mercato del lavoro, ovvero più il lavoratore è svantaggiato e lontano dal mercato del lavoro, più l'azienda avrà un contributo elevato per la sua assunzione. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Bori per la replica. Ma allora, partiamo da un concetto, l'Assessore Fioroni ha parlato molto e detto poco, forse niente. La domanda era semplice, 20 milioni di euro che sono qui e che rischiano di essere restituiti invece che aiutare le aziende e i lavoratori, cosa ha fatto lei, cosa ha fatto ARPAL? Niente. E nulla. Purtroppo, in una domanda semplice e chiara, lei non ha risposto, parlando molto, facendo molta propaganda, ma non dando una risposta. Ci sono gli atti, ci sono i fatti, poi ci sono le chiacchiere. Lei ha praticato le chiacchiere. Tornando ai fatti, invece. I fatti sono 20 milioni di euro e 133.945 euro disponibili in Umbria che lei non sta utilizzando. Questi sono i fatti. Andiamo agli atti. Per utilizzarli servono programmi e progetti concreti. Lei ha aggiornato il programma nel 2023, che poteva essere un'occasione per destinare questi fondi, e non lo ha fatto. Ad oggi sta proponendo una misura, All-in, che a sua volta utilizza altri fondi, quelli del FSE, e anche qui è una misura tardiva, che non è in grado di utilizzare risorse, purtroppo, perché sono risorse di tutti. I fatti, gli atti, e poi ci sono le chiacchiere, quelle che ha fatto lei, dicendo tante cose senza rispondere a una domanda semplice. Questi 20 milioni di euro, siete in grado di utilizzarli sì o no? La risposta gliela do io. Siete in grado di utilizzarli sì. L'avete fatto? No. A danno dell'impresa e dei lavoratori umbri. Non c'è nient'altro. Citare in conclusione la Meloni come per dare un sigillo di autorevolezza a quello che ha detto
dopo il caso San Giuliano mi sembra semplicemente ridicolo. Grazie. Procediamo con l'oggetto numero 1, mancati contributi da parte del Governo alla 54esima Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello. Interroga il consigliere Bettarelli, risponde l'assessore Morroni. Prego consigliere Bettarelli per l'illustrazione. Presidente, sì, l'interrogazione fa seguito alla realizzazione recentissima di qualche giorno fa della 53esima edizione della Mostra del Cavallo e in modo particolare fa riferimento alla, mi risulta, mancata contribuzione da parte del Ministero nei confronti di questo soggetto, di questa associazione. C'è tutta una letteratura passata rispetto ai contributi che anche in passato il Ministero da qualche anno ormai non dava, ad onor del vero e per ricostruire i fatti. Questo elemento è stato, ho letto con piacere, a seguito della presentazione della mia interrogazione è stato sottolineato e la mano che scrive è la stessa, ma da due comunicati diversi, uno a firma di tutti i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, anche quelli che probabilmente non sono mai venuti alla Mostra del Cavallo, ma mi fa piacere che scrivano in merito, e in cui evidenziano come il ministro Lollobrigida non abbia mai fatto lettere d'intenti. E lo stesso fa un consigliere dell'associazione Mostra del Cavallo che, ammettendo sostanzialmente che questi contributi non sono arrivati, chiede a me di impegnarmi affinché nelle prossime sessioni di bilancio io, consigliere di minoranza, debbo riuscire a trovare risorse per la mostra. Ecco, quindi al di là delle, come dire, reazioni a mio avviso scomposte, ma la mano è la stessa, quindi che scrive, quindi consiglieri regionali che non sanno nemmeno che cos'è la Mostra del Cavallo perché non sono mai venuti, e un consigliere dell'associazione a cui forse sfugge che io sono un consigliere di minoranza e i bilanci li fa la Giunta, mi chiedono a seguito della mia interrogazione di intervenire. Ma venendo ai dati salienti, quindi lo scorso anno, quindi nel corso della 53esima edizione, insieme a tanti amministratori, tanti rappresentanti del centrodestra, abbiamo ascoltato, è stata data lettura di una lettera appunto del ministro Lollobrigida, il quale si impegnava a dare, come dire, quanto dovuto alla Mostra del Cavallo, soprattutto la dovuta visibilità e la dovuta vicinanza, così come il presidente della Commissione Agricoltura Carloni, che dice: farò la mia parte perché il MASAF possa recuperare una presenza significativa alla Mostra Nazionale del Cavallo. Quindi un impegno forte, un impegno messo a verbale nel corso dell'inaugurazione in forma scritta dal Ministro e in forma orale dal Presidente di Commissione che era sul luogo. E quindi con la presente sono a chiedere se corrisponde al vero che il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, socio dell'ente Mostra Nazionale del Cavallo, abbia versato zero, e in caso di risposta affermativa quali siano le valutazioni della Giunta regionale in merito e quali azioni intenda compiere affinché alle parole del Governo per una volta seguano i fatti. Grazie. Grazie consigliere Bettarelli, prego assessore Morroni per la risposta. Sì, grazie presidente. Consigliere Bettarelli, la Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello è certamente uno degli eventi equestri più importanti e storici in Italia, con una tradizione che risale al 1967. E questa è una manifestazione che riveste un'importanza significativa non solo per l'Umbria ma per l'intero territorio nazionale. Riguardo al mancato contributo finanziario del Ministero alla mostra, non ne conosciamo i motivi, e comunque nella discrezionalità del Ministero assumere decisioni in merito ad erogazione di contributi sulla base delle risorse del bilancio dello Stato assegnato al Ministero stesso. Parimenti, la Mostra Nazionale del Cavallo Città di Castello, come detto in altre occasioni, rappresenta anche per l'Umbria un'importante vetrina nazionale ed internazionale di promozione regionale,
non solo della filiera equina ed equestre, ma anche per il territorio dell'Alta Umbria, ricco di natura, bellezze artistiche, culturali e di prodotti agroalimentari di qualità. È tanto importante per la Regione che in passato e per diversi anni la Regione ha finanziato questa mostra sia con soldi del bilancio regionale che con i soldi dello sviluppo rurale, del programma di sviluppo rurale. Infatti nella passata programmazione, per l'esattezza quella 2007-2013, vi era una specifica misura del PSR, era la misura 3.1.3, che ha consentito alla Regione, in qualità di beneficiario, insieme all'Associazione Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello, di finanziare la mostra per diversi anni. Con la programmazione successiva, quindi la programmazione 14-22, l'Associazione Mostra Nazionale del Cavallo ha presentato domanda di contributo a valere sulla misura 16.3.3, denominata Cooperazione per Servizi Turistici e di Sviluppo Rurale. E questo è accaduto nel 2017. La domanda è stata istruita favorevolmente dalla Regione per un importo di circa 50.000 euro, ma poi l'Associazione ha rinunciato al contributo. La stessa cosa è accaduta nel 2018, anno in cui è stata messa a contributo una domanda da parte dell'Associazione per circa 45.000 euro, ma poi è decaduta in quanto non è stata più presentata la domanda di pagamento. Dal 2018 non è stata presentata alcuna richiesta né sul PSR né sulla legge regionale 12 del 2015 e neanche quest'anno, quindi nel corso del 2024, ci risulta presentata domanda di contributo alla Regione. Quindi per la Regione non si può dire che non abbia voluto o potuto finanziare la mostra. In conclusione, per la Regione la Mostra Nazionale del Cavallo Città di Castello continua ad essere un evento di riferimento nel panorama equestre italiano, in quanto contribuisce a mantenere viva la filiera zootecnica della specie equina, con importanti risvolti economici per gli allevatori, senza i quali non avremmo i cavalli e le migliori razze equestre che si esibiscono anche nel corso della mostra. Quindi l'invito che possiamo fare è naturalmente quello di essere attivi nella presentazione di domande, perlomeno per quanto riguarda la Regione, quindi non ci esprimiamo sul fronte del Ministero, ma per quanto riguarda la Regione io credo che sia compito dell'Associazione attivarsi per poter richiedere i canali di finanziamento che sono a disposizione. Grazie. Grazie Assessore, do la parola al Consigliere Bettarelli per la replica. Velocissima, quasi telegrafica, ringrazio l'Assessore e colgo lo spunto che l'Assessore lancia, che condivido, credo che sia giusto e doveroso che tutto il Consiglio che vuole il bene della mostra si attivi fin da subito affinché possa intanto chiedere e quindi poi magari usufruire anche di risorse come quelle legate al PSR o a misure specifiche, perché insomma, stante la volontà che l'Assessore correttamente e saggiamente conferma, che è quella di valorizzare la mostra, credo che sia importante, quindi l'impegno della Giunta, dell'Assessore all'Agricoltura in particolare, evidentemente serve che tutto il Consiglio nella sua interezza, con le varie professionalità e capacità sia diciamo di indirizzo politico che tecniche, si metta nelle condizioni di poter chiedere e quindi reperire risorse. Fermo restando che sostanzialmente l'Assessore dice non entro nel merito di dinamiche sovraregionali, mi sembra abbastanza evidente che il Ministero, come ha fatto da diversi anni, non stanzi risorse. Io credo e concludo che la vicinanza alle strutture invece si veda sì nell'interesse ma anche nella elargizione di contributi atti a svolgere una manifestazione adeguata. Penso e concludo davvero a quello che ha fatto il Comune di Città di Castello quando, fra l'altro, se non sbaglio l'assessore al bilancio, sicuramente il vice sindaco di Città di Castello era il sottoscritto, che stante
come dire, le difficoltà, stante la volontà di credere, di incentivare la promozione, la realizzazione della mostra del cavallo, a livello contributivo associativo raddoppiò il contributo da 20 a 40 mila euro annui. Ecco, io credo che sia questo il modo per stare realmente vicino alle associazioni, alle manifestazioni, mettendo persone capaci e competenti, ma anche dando a questi la possibilità di avere strumenti finanziari per operare bene. Grazie.